E siamo giunti alla settima corsa di Palermo, corsa nazionale, favori al gioco per il numero 3 Orange. I cavalli ben schierati vanno allo stacco, stacco che avviene in questo momento e che vede partire molto bene, mentre c'è l'errore del numero 4 Patrick Alter, ha steccato l'avvio anche Orange ed è Pirouette Starlight dall'esterno che va a assumere il comando nei confronti di Olympic AS. I cavalli stanno transitando la prima curva con Pirouette Starlight che un po' sorprendentemente dall'esterno è riuscita a prendere il comando delle operazioni ed adesso sta per transitare davanti le tribune 29 i 400 metri con Pirouette Starlight Battistrada in seconda posizione. Troviamo sempre il numero 2 di Olympic AS, poi Orange partita meno svelta del solito. Per linee esterne prova a farsi avanti Polda, tallonata da Pontidas. I cavalli affrontano la seconda curva con Pirouette Starlight che continua a guidare le operazioni con qualche problema però per Lorenzo La Rosa. La cavalla tende ad allargarsi e così può sfilare via molto decisa Polda che va adesso al comando nei confronti sempre di Olympic AS. Adesso comincia a muoversi anche il numero 3 di Orange, Polda dunque al comando, in lieve calo il numero 2 di Olympic AS, avvicinata da Perfect Show che però sbaglia. Nel frattempo restano in avanguardia Polda che comanda e Olympic AS in terza posizione, mentre è Orange che prova a minacciare Polda. E siamo alle battute conclusive con Polda che cerca di difendersi, però Orange ha uno spunto risolutivo ed è Orange che viene a vincere molto bene nei confronti di Polda. Dunque, alla fine la spuntata, la favorita Orange dopo insolita corsa di rimessa, 2,24 la quota. Per la guida di Cosimo Cangelosi, Polda aveva sfondato ai 600 finali, ma non è riuscita poi a contenere l'allungo della favorita Orange, che comunque ha fatto un gran bel tempo. Sul mio cronometro ho 1,59 per il miglio, quindi si parla di 14 e qualcosa. Al terzo posto ho Perfect Show, che si è ripreso dopo errore nei confronti di Olympic AS. Dunque, salvo convalida del giudice d'arrivo, l'ordine di arrivo di questa settima corsa dovrebbe essere 3-10-1.